Gioia del Colle, inizi anni 50. La chitarra elettrica amplificata spazza via di colpo le compagnie musicali che fino ad allora lietavano le feste private con flauti, tamburi, violini e chitarre battenti. A partire da quegli anni fioriscono talenti, non di rado organizzati in valide orchestre. Filippo Melchiorre, Raffaele Tango, Nicola Scarpetta, Peppino Vasco, Antonio Stasi, Leonardo Capurso, il maestro Patarino, l'orchestra Capson, Tony and His Clan, Tonino Don Vito, For Best, il complesso Aster, il complesso Sisto, certamente non costituiscono elenco esaustivo. Ma è negli anni 70 che si fa largo, prepotentemente, l'idea di band musicale, tra beat, rock e blues, soprattutto lungo il solco tracciato dai Profani e dal Fungo Cinese. I Senza Nome, gli Alea Iacta Est, gli MC, gli Spitfire, i Pierini, i Gitani, le Frecce Nere, gli Effetto Pelle di Eddie Nicassio, i CMA, band politicamente antagonista che considerava il pubblico parte attiva del concerto, i Katakuruma, i 3 TLP, gli X27, gli Angeli Selvaggi, tra gli altri, si esibiscono in dancing e festival di piazza. L'avvento del vinile e le intuizioni di Nico Redavid, Galli e Vito Sportelli contribuiscono alla diffusione di massa della musica. Il Conservatorio Barese Piccinni, invece, offre la possibilità di investire impegno e sacrificio in una passione che si avvicina sempre più al concetto di lavoro. Sulle scene nazionali ed internazionali si affaccia una nuova generazione. Anche qui l'elenco non può dirsi esaustivo. Vincenzo Silvestris, Cinzia Eramo, Antonio Taranto, Ninni Rizzi, Filippo Cazzolla, Paola Sorrentino, Giuseppe e Paolo Mastromarino, Ilario Là, Pino Don Vito, Mario Marinoni, Antonio Da Costa, Mario e Gianni Rosini, Paolo Romano, danno lustro al nome di Gioia del Colle, intrecciando i propri percorsi con artisti del calibro di Rossana Casale, Pino Daniele, Nada, Billy Coban, Anna Oxa, Mia Martini. Fino al palco del Festival di Sanremo, calcato da Mario Rosini, arrivato secondo nel 2004. Infine, dagli anni 80 fino ai giorni nostri, sono tanti i nomi che hanno fatto parlare di sé. Da Danny Lusito a Daniele Lobefaro, dai Clessidra ai Liquid Heads, il cui chitarrista-cantante, Geppi Cuscito, ora suona il basso nella famosa band milanese dei Casino Royale. Da Francesco Patruno, bassista del barese Gruppo Sanguigno e attivo nella celebre sala prove presso la piazzetta, ai Radio Loop, dagli Inside all'Antidoto, dai Sacral Death ai Plexigas, dai Noctambula ai Cadabra, dai Pancreas di Pippo Colapinto, attualmente impegnato alla batteria con più di una band tedesca, agli Endisi Chaos, il cui tastierista Francesco Fiorente suona nella band ska punk romagnola Red Ska. Dai CFF, il Nomade Venerabile, ai The Carving. Entrambe queste band hanno calcato il prestigioso palco dello Sziget Festival di Budapest. Inoltre, la voce dei CFF, Anna Maria Stasi, ha cantato all'Ariston di Sanremo in occasione del Premio Tenco 2009. Dal Pasto Nudo ai Railway Land Dogs, dai The Cleverness a Dante Spada, da Claudio Van Vestrut a Valerio Barile, dai Tempo Perso agli Wise, dai Control Unit a quegli strani amici di mia madre, da Checco Re a Giuseppe Iacobellis, dai Camera con Vista a Gianvito Ventimiglia, da Roberto Redavid a Pierpaolo Giandomenico, da Eugenio Macchia a Ruggero Casamassima, dai The Snogs ai Rock City Niners e agli Occhio Terzo. E l'elenco potrebbe continuare. Ho cominciato a suonare più o meno verso i 7-8 anni, ho cominciato a strimpellare un po', ma seriamente ho cominciato a suonare verso i 16 anni. Ho suonato con
di Senza Nome. Ero il più piccolo e facevamo matrimoni. Poi praticamente ho continuato a suonare un altro gruppo, PDRF, e facevano un cover di Battisti e pezzi di musica leggera italiana. Ho iniziato a suonare nel 64 con un gruppo, Gli Angeli Selvaggi. Facevamo un po' di rocks, nomadi, ero obbligato anche a fare tanti balzi perché i matrimoni erano quelli che sponsorizzavano, diciamo, la parte economica. Un po' di pezzi, diciamo, italiani, avevamo anche la cantante, faceva la casella, si imitavano i brani di Mori in quel momento. Inglesi, pezzi poco, perché quando ci stava il matrimonio non volevo, cioè, ovviamente non è che erano tutti preparati a determinati nomi, non è che potevi fare mezzette, noi qui fuori non era proprio il caso. Sono stato un cantante a livello amatoriale degli anni 60. Suonavo allora principalmente con gruppi già affermati, quale Tonino alias Ferrobestia. Erano gruppi che suonavano principalmente per gli sposalizi o talvolta le manifestazioni canore nel teatro comunale. Io principalmente, più che suonare, sì, accompagnavo qualche volta il nostro gruppo, che allora era, diciamo, Gli Angeli Selvaggi, ma più che altro, invece di suonare, cantavo. Ho cominciato ad ascoltare musica più che a suonarla, perché facevo parte degli speaker delle prime radioline. Mettiamo su questa radio, Radio Andromeda, che poi ebbe pure un'etichetta politica, ma era tutto falso, perché allora dovevi scegliere comunque di stare da una parte o dall'altra. Noi stavamo dalla parte della buona musica perché eravamo tutti studenti malavoratori, avevamo le risorse per comprare i dischi, quindi il mio avvicinamento alla musica è stato quando ho capito che con la chitarra ti si avvicinavano tutto un po' in giro, qui davanti al bar emulavo Giorgio Carbonaro, alcuni elementi che poi mi dissero che mancava il percussionista, e quindi io comprai due conchetti e decisi in quel momento che dovevo fare il percussionista. C'era la trasmissione radiofonica di Renzo Arbore e di Gianni Boncompagni. C'era una scaletta di musica leggera che andava per la maggiore e allora si seguiva bene o male un filone italiano. Si ascoltavano anche i dischi, allora c'era il famoso 33 giro, il 45 giri. A me piace molto Zucchero, il suo modo di interpretare, ma tutta la musica leggera italiana piace. Quello che ci ha formato di più è stato ascoltare la musica moderna, diciamo, americana, inglese, rock, blues, musica leggera, cioè ci hanno formato quegli artisti che hanno trasformato, io parlo per me come chitarrista, cioè sempre, diciamo, si parlava sempre di Jimi Hendrix, Carlos Santana, per noi erano degli idoli. Poi è stato importante anche la formazione, anche in diretta, di Valerio Tango, che era un chitarrista gioiese molto famoso, anche a livello nazionale, e l'impostazione classica. Cercavo di creare un piccolo stile, una piccola tecnica che mi permetteva di esprimermi anche, diciamo, con una tecnica personale. Era la radio che trasmetteva, non so, poi c'era l'avvento, le giornali, televisione, Beatles, e si riusciva a sentire qualcosa. Quando avevamo un po' di soldi, perché normalmente riuscivamo a comprare 45 giri, ma era così raro. Siccome io avevo studiato un po' di solfeggio, allora all'epoca tutte le case, diciamo, discografiche, le band che facevano musica, dopo aver compilato il bollettino, allora ti mandavano le novizie, le preminenze dei Beatles, però tutte traduzioni in italiano, perché all'epoca l'inglese era tabù. Se no leggevi quello che leggevi, la musica suonando, non c'erano altre alternative. Meno che non riuscivo a comprare un disco e da sentire.
degli arrangiamenti, delle cose particolari. Noi facevamo molto, diciamo, musica che all'epoca scriveva molto per i chitarristi, cioè musica solo per chitarre, tipo liscio, che prendevano un brano cantato e lo suonavano, oppure c'erano proprio degli arrangiatori che scrivevano specialmente per chitarristi. E così si suonava all'epoca. Io ho avuto anche la fortuna di essere, fortuna così un po' repressa, di essere stato chiamato alla riccia da Teddy Reno, ma mia madre mi ha nascosto la chiamata. Qualche volta succedeva che Gianni Rosini fu quello che cominciò a farmi suonare seriamente sulle percussioni e mi portò a casa sua. E io trovai a casa sua questo ragazzino, che era Mario. Con loro io, prima di Sandro, con Gianni e con Mario Rosini, ho capito che cos'era la musica, perché loro quando, dopo che finivano di suonare, prendevano questa tastiera e ci rendevamo conto che avevano 7 tasti che non funzionavano, però non se ne era accorto nessuno. Noi abbiamo attraversato praticamente gli anni 70-80 un momento meraviglioso, probabilmente grazie a questa forma pionieristica di chi, come Fungo Cinese ed altre persone, ci diceva che vivere di musica era possibile, ma perché loro lo avevano fatto andando a incidere a Roma, o loro avevano suonato su un traghetto a Napoli, cioè loro avevano... allora la religione c'era poco. Stavo esibendomi proprio davanti al bar Fiorentini e io stavo cantando una canzone, mi ricordo benissimo, di Adamo, Insieme o Inshallah, uno di quei due. E mi giro, sa, sul palco e vedo mio padre che mi guarda fisso da dietro il palco. Là. Beh, come dire, adesso mi viene da ridere perché poi la cosa si è evoluta in modo scherzo così, diciamo, siamo fatti una risata a casa dopo, però. Ho lasciato tutto, mi sono buttato giù dal palco, ho fatto un po'. E sono scappato via proprio per la paura. Pausa sigaretta, per chi va piano, per chi va di fretta. Pausa sigaretta. Noi provavamo generalmente nei garage, nelle cantine. Cioè, una volta abbiamo provato anche in una chiesa a San Vito, c'era una tavernetta e provavamo anche là. Dunque, con noi suonava un batterista che per lavoro faceva il falegname. Allora la sera andavamo nel laboratorio, montavamo gli strumenti, ognuno da casa si portava il suo amplificatore, chitarra, secondo me. C'eravamo una classica band, diciamo, per chitarra, batteria, come cantante che veniva. Noi facevamo le prove dietro questa radio, che allora si chiamava Radio Andromeda, ed è più o meno dietro la stazione. Allora i treni erano più numerosi e noi approfittavamo del rumore del treno per fare anche tardi qualche volta. Avere a disposizione un locale non ce lo potevamo tanto permettere. Le discussioni, le diatribe che succedevano in famiglia per la notte inoltrata, per le ore piccole che si facevano. Erano prima di tutto amici, quindi crescevano insieme, però c'era sempre il capogruppo, c'era sempre una guida, era quello che aveva più grinta e quello che musicalmente era più preparato. Oggi vedo che passa uno da un gruppo all'altro, tranquillo, però poi non dà, secondo me, il massimo che vorrebbe dare, che non puoi oggi suonare con un gruppo, domani ne suoni con un altro ancora. Non penso che ci sia affiatamento, cioè non si riesce. Sì, bravo quanto sarà, ma tu sai che un gruppo ci lavora per tanto tempo, per mettersi insieme, per arrivare a un feeling fra di loro. Solo che non potevi lasciare la band perché diventava un disastro, che tu o suonavi con loro o con loro. Quello che ci sfaldava è quando ci chiamavano a fare il militare. Allora la band si scioglieva. Le radio libere di allora avevano una bella funzione, prima di tutto di aggregare molto i dati, che era praticamente
un'associazione dove tu come mittente, quindi avevi la possibilità, quello che adesso fai dietro una tastiera, avevi la possibilità di parlare, di salutare i tuoi amici che stavano in un locale. C'era già, diciamo, già nel 1978, diciamo che c'era un grado di professionalità un pochino più alto. Mio padre era dal 1916, pioniere della chitarra. Suonava i matrimoni e lui ci, diciamo, ci ha trasmesso questa passione. Negli anni 80 ho avuto l'occasione di suonare, stavamo provando con Mario Rossini, Paolo Romano, per andare a suonare in Austria. Abbiamo registrato dei pezzi con Nini Flavio, abbiamo fatto dei pezzi di musica popolare, cioè questo abbiamo registrato. Ho fatto molti live, diciamo, sono andato molto dal vivo, questo sì. Erano gli esegli anni del Fungo Cinese, allora è proprio, io ricordo bene l'esibizione, la prima esibizione nella, sotto l'arco dove provava il Fungo Cinese. Allora c'eravamo noi, il Fungo Cinese, sì, ma pochissimi altri, quasi, diciamo, forse 3 o 4, non di più, sicuramente non di più. Registravamo a volte su un registratore a bobine, a una pista, però quando registravamo si sentiva più la batteria, il basso, era impossibile registrare. Magari da solo facevi qualcosa, ma ci volevano almeno 4 piste, non sapevamo neanche così. A cavallo tra gli anni 60 e i 70, gli appassionati di musica a Gioia del Colle erano divisi tra gli scacchi, che poi divennero il Fungo Cinese, e i profani. Quest'ultima band nacque nel 1965 e della prima formazione facevano parte Peppe Favale, chitarra e voce, Michele Buttiglione, chitarra solista e hawaiana, Peppe Procino, batteria e voce, Gino Campanale, cantante, e Leo Pomes, basso, ai quali presto si aggiunse alle tastiere Pino Paradiso. Il repertorio era incentrato su un rock melodico e ballabile. Se a questa caratteristica si aggiunge la formidabile chitarra hawaiana di Michele Buttiglione, non risulta difficile comprendere come i profani riuscirono presto a imporsi all'attenzione di impresari e pubblico, divenendo una delle band protagoniste della scena locale degli anni 60. Con il passaggio al Fungo Cinese di Pino Paradiso, Peppe Procino e Peppe Favale, nei profani entrò Carmelo Malvaso alla batteria. Il mio primo gruppo, così si può chiamare, era i 420, si chiamavano. Ci mettavamo a fare i pezzi dei Beatles, Rolling Stone, quella roba là. Poi ho avuto, diciamo, il gruppo importante, i profani. E abbiamo fatto sempre cover di Wilson Pickett, James Brown. E niente, quella era una bella formazione fatta bene. Che anni erano più o meno? Beh, anni 70, 72, 73. I tempi proprio, secondo me, della più bella musica. E niente, poi è andato avanti così, noi andavamo come di spalla al Fungo Cinese. E poi la mia vita si è un po' divisa, perché poi ho avuto una piccola fortuna col calcio e sono andato avanti col calcio. Le prove le abbiamo sempre fatte in un garage di un amico mio, Gianni. Poi da là ci siamo trasferiti in un altro locale che pagavamo il fitto, che anche se c'era abbastanza pagare il fitto, però si stava comodi, dalla signora Nunzi. E poi ci siamo spostati nel mio garage perché i tempi più stavano più andavano male, i soldi non ce n'erano. C'ho dei bei ricordi, specialmente sì, con il Fungo Cinese e tutto quanto. Ho sempre vissuto insieme al Fungo Cinese, insomma, come gruppo importante. Come erano i concerti? Beh, i concerti erano grandissimi, veramente il Fungo era conosciutissimo in tutta la zona. Vi devo raccontare un aneddoto che era molto divertente proprio per quanto riguarda
Niente, si faceva il Festival dei Bambini a Gioia, attuale Rossini. Ogni anno si faceva questo festival che iniziava nel pomeriggio con i bambini, con musiche per i bambini, e la sera poi i grandi, chiaramente. Noi suonavamo insieme al Fungo Cinese e cominciamo a suonare prima. Tutta la gente là sotto il palco per vedere, chiaramente noi ancora ragazzi. 1, 2, 3, incomincia il pezzo, io cado dallo sgabello e me ne vado all'indietro. Questi suonavano senza della batteria, non se ne erano per niente accorti. Dopo, quasi al termine del pezzo, si voltarono e dice: ma Carmelo dove sta? Non ci stavo più. E la sera eravamo sempre alla casetta, la casetta, la tipica casetta del Fungo Cinese, e là non si parlava altro che musica. C'è la musica di Gioia tutta quanta, proprio dalla... Cioè, non si faceva altro che parlare di musica, parlare dei nuovi pezzi. Si parlava di un pezzo dei Manfred Mann, di un vecchio gruppo che non si riusciva a fare, il Fungo non lo riusciva a fare. Si parlava come meglio farlo, insomma, però si doveva fare. Quindi c'era un assieme di musicisti che non si faceva altro che parlare di musica, non di chiacchiere, si stava insieme per la musica. La verità è che decidavamo insieme, perché per comprarlo già i soldi non ce n'erano. La prima cosa che compravamo erano le sigarette, poi le bacchette per la batteria che si spezzavano sempre, e poi prendevamo il CD. E poi Vasco, che qua presente, prima vendeva strumenti musicali, e lui ne sa tantissimo. Vabbè, lui non vive più, il padre, perché noi andavamo a prendere gli strumenti da lui e pagavamo a 10.000 lire al mese. Io non devo dimenticare che a mio padre, madò, l'ho stressato per comprarmi, perché lui era amante del calcio, lui non voleva, riuscì a comprarmi in Hollywood. E la gioia che non finiva mai, poi chiaramente la sera tutti insieme, per serate intere, sempre a suonare là, a fare rumore, casino, affinché poi è nato qualcosa, insomma, di bello. A parte il fatto che c'era l'amicizia, la cosa bella, proprio, stavi bene insieme. E secondo me non c'è una passione vera, c'è un po' il fatto di apparire, però non hanno la passione vera, non della musica, però del proprio strumento. Devi essere innamorato dello strumento. I momenti più belli sono stati quelli dei Profani, il gruppo dei Profani, che chiaramente era gente che, insomma, prima si non è che si suonava, si faceva casino. Ci suonava la batteria Peppinello Procino, Sandro è passato alla chitarra e Peppinello alla batteria, perché in quel momento c'era Franco Jacobellis, chitarrista accompagnamento del Fungo Cinese, che se n'è andato, se n'è andato in America. E vennero a chiamarmi, io manco li conoscevo, perché io suonavo e nei 420, però suonavo, suonicchiavo, era un gruppo. E chiaramente ho incominciato a fare delle cose importanti, delle cose belle. Il Fungo Cinese nasce nel 1963 col nome Gruppo 63. La formazione annoverava Franco Jacobellis alla chitarra e voce, Pippetto Procino alla batteria e voce e i fratelli Guido e Alberto De Palma alla chitarra e al contrabbasso. Con l'ingresso di Valerio Tango e Sandro Corsi al posto dei fratelli De Palma, il gruppo cambiò nome in Gli Scacchi e accolse alla voce Elita Terribile, iniziando a farsi notare anche al di fuori del paese d'origine. Nel 1967 il quintetto decide di cambiare stile, immagine e quindi nome, diventando il Fungo Cinese. Nello stesso anno la band apre a Gioia, nei pressi dell'Arco Cimone, uno dei primi locali da ballo, il Piper Club Fungo Cinese. Dal 1969 però
iniziano a susseguirsi, senza significative soluzioni di continuità, una serie di avvicendamenti nella formazione. Franco Jacobellis ed Elita Terribile abbandonano. Arrivano Peppe Procino e Pino Paradiso dai Profani. E Sandro Corsi, fino ad allora alla batteria, riprende in mano la chitarra e torna a cantare. Nel 1971, la tragica scomparsa di Valerio Tango spinge il Fungo Cinese all'ennesimo cambio. Entra un altro ex membro dei Profani, Peppe Favale, alla chitarra e alla voce. Poi Pino Paradiso esce dal gruppo. Vanni Procino prende il posto del fratello Peppe alla batteria e Antonio Da Costa, vero cognome Pellicoro, imbraccia chitarra e sax. Fino al 1976, con questa formazione, il Fungo Cinese ha calcato i palchi di tutta Italia, accompagnando artisti come i Pooh, Patti Pravo, Jimmy Fontana e Caterina Caselli, suonando in qualità di ospiti in programmi come Miss Italia e La Caravella in Rai, incidendo un 45 giri per la RCA, In the Sky. Sandro Corsi continua tuttora a portare in giro il suo blues, avendo come uniche bussole anima e passione. Originariamente stavo alla batteria, poi sono passato alla chitarra, quando andò via Franco Jacobellis, che in un certo senso è stato il fondatore del gruppo. Da non dimenticare che c'era Valerio Tango, uno dei più grandi chitarristi che abbiamo mai conosciuto, mio maestro, tra l'altro. Entravi nel negozio dei dischi e ti cominciava a spulciare tutti i dischi. Quando il nome o la copertina ti ispirava, chiedevi gentilmente al proprietario se tu lo volevi almeno per ascoltare. Qualche volta dicevano di sì, qualche volta si era sigillato, dice no, perché poi se lo apro non lo vedo più, quindi era un po' un rischio, dice. Noi eravamo una soffitta a Piazza Vinto, praticamente. Per cui tu immagini che ogni volta che andavamo a suonare, non lo trasportare a mano, perché ovviamente l'ascensore non c'è, tutta la strumentazione fino sulla soffitta. Che di giorno si poteva anche fare, di notte, dopo un concerto, è completamente in silenzio, perché alle 3 o 4 di mattina sono le persone ti giravano qualche cosa dietro, facevi questa carovana faraonica sotto e sotto a portare la roba, insomma. Quando incidevo il disco andavamo alla RCA a Roma direttamente e lì facevamo tutto, vedemmo macchine mai viste in vita nostra, il modo di suonare, non eravamo preparati al fatto che si dovesse suonare per esempio basso e batteria e poi la chitarra e poi il cantante, cioè per noi era tutto, eravamo abituati a suonare insieme, quindi avevamo un po' di problemi. Allora ci fu una persona che aveva scritto dei testi e in realtà anche la musica, però era molto lontana dal nostro stile, cioè al di là delle parole, che la parte melodica poteva andare più come stile, forse un De André. Ecco, arriviamo a questo compromesso. Vabbè, le parole sono tu, ci mancherebbe, però per quanto riguarda la musica, fermo restando le linee in generale, gli dobbiamo dare un'impronta nostra, quindi stravolgiamo tutto il brano, tutti i tanti pezzi, le cose, alla fine sono risultati. All'epoca ognuno aveva uno stile ben preciso, cioè se uno faceva un genere non faceva l'altro, perché suonavi quello che veramente ti piaceva suonare. Così come il gruppo era in quel gruppo, non suonava con quello, non esisteva proprio, diciamo. Perché per ottenere il massimo è un team che va avanti. Niente, se non hai una grande passione veramente che ti sorregge, prima o poi insomma, getti la spunta. Ho conosciuto tanti ragazzi che potenzialmente potevano andare avanti, però poi non devi fare meglio. Economici, sai, dipende un po' quello che uno è disposto a rinunciare per tenere fede a una propria identità, a un proprio modo di pensare. Se tu lo fai cioè tratti lo strumento con amore, ti restituisce amore, comunque è un compagno.
con le mie chitarre, io a volte guardo le mie chitarre e dico, in fondo il destino della chitarra è un po' come il destino di un essere umano, nel senso che la guardo e dico, tu chitarra mia, immagino se invece di finire in mano a Sandro Costi fosse finito in mano per gli Eric Clapton o Hendrix, purtroppo mi dispiace, ma se finito in mano perché faccio quello che posso, però insomma. La forma d'arte la vedo sempre come il tentativo di un essere umano di comunicare comunque con qualche cosa. E quindi quando invece diventa qualcos'altro, non è più arte. Le grandi innovazioni in generale, sia nella musica che anche nelle altre forme d'arte, sia proprio quando l'artista ha fatto le cose che gli venivano da dentro e non si è mai preoccupato poi se fosse piaciuto più o meno. Poi magari dopo la gente ha capito e questa alla fine è la differenza tra fare arte e fare commercio dell'arte. Forse il primo momento in cui mi sono accorto della musica è stato quando ho sentito cantare mia madre mentre facevo le pulizie e successivamente mio padre, i miei primi contatti con la musica, come un po' tutti i bambini forse del mondo. No, non è che noi siamo di famiglia, così, basta, non puoi fare niente. Cioè, noi siamo di famiglia, quelli sono di famiglia. Cioè? Nascono musicisti. Mio padre mi regalò una tastiera, lo sto saltando un sacco di cose, mi regalò una tastiera e da lì non mi staccai più, non sapevo, non conoscevo una nota, non conoscevo nulla, però iniziai veramente a fare le mie cose da lì. Secondo me ho sviluppato molto la fantasia lì su quella tastiera, perché facevo tutto di mia iniziativa, non andavo, siccome ero un bambino che doveva rimanere in casa, non dovevo sudare, avevo problemi, abbastanza facile dal raffreddore, alla febbre, insomma, per cui ero costretto a stare a casa, mi comprarono sul giocattolino, non sapendo che poi diventava il mio mondo, che era diventato il mio mondo, e da lì ho iniziato poi ad approfondire questo mio mondo di fantasia proprio. Poi gli strumenti sono una cosa conseguenziale, tutti cantiamo, poi pure Mario, diciamo, gli strumenti tutti cantiamo, mamma, mamma, felicità, tutti. Gli strumenti sono una conseguenza logica del fatto, capito? Anche se devo dire che Mario è un sorto da pianista, però fondamentalmente. Diciamo, io ho comprato il mio primo pianoforte a coda a 40 anni quasi, qui ci ho messo un po', però un coda, un C3 della Yamaha che mi trovo molto bene, mi piace molto. Se mi dai lo strumento lo suono, capito? I familiari siamo tutti così. Quello strumento ha bisogno di essere suonato e soprattutto amato, proprio veramente, non sto scherzando, nel senso che se io vado lì e scimmiotto sono insoddisfatto e inconcludente, non mi diverto. I fratelli Procino, che erano tre che mi sono andato alla fine, il papà allora era stato mio maestro di scuola elementare, lui faceva i cori, quindi quando mi ha sentito cantare si è scioccato. Capito? Allora quello non mio madre, mia madre disse questo, non fatemi fare più niente, fatelo cantare, basta. Tutto questo. A parte che io comunque ho iniziato a sentire suonare uno strumento da mio fratello più grande, Pino, che ora fa l'apicoltore, fa tutt'altra roba. Però lui mi faceva sentire, lui lo sentivo, faceva le canzoni di Purple, le Zeppelin. Io rimanevo lì incantato, capito, piccolino, e lo guardavo lui con questa cosa, questa possenza, e lì capì che si doveva anche suonare uno strumento. Papà che adesso non ci sta più, papà che aveva una passione, è l'unico che non andava a tempo, però non ho mai capito bene perché non danno un cazzo che scende fatto di tipo, l'unico capaglio. Faccio il mio esempio, io sono partito che non me ne fregava niente di niente. Cioè io mi sono buttato nella musica come tanti di noi, capito? Secondo me della mia generazione. Ma Mario prima di studiare suonava uguale. Cioè Mario a 13 anni che non forse mangiava. Noi passavamo i pomeriggi fuori all'albergo sotto nella stanza sentita a questi che suonavano a jazz. Ma a 13 anni Marco se lo cazzava che stava musica. Cioè nel senso che
Come funziona, scusi? Fare il conto con la musica significa proprio fare il conto a livello di vita, tutto quello che riguarda la vita sociale. Non è semplice collocarla nella vita sociale, perché comunque, per esempio, ricordo che quando feci la mia prima carta d'identità, loro mi chiesero che lavoro fai, rispose musicista, e poi mi ribadirono no, il lavoro. Perché suonare non è che tu vissuto la sera in tuo pub, no? Giallo sì, bebè. No, suonare è tutto. E quando sei a casa tua, da solo in campagna, con piano forte la Bibbia. Quella è, là ti accorgi che c'è qualcosa che non capisci, capito? Quando tu attraversi ore, questo coso, e dici, ma cazzo, ma ci sai come mi è arrivato a Sanremo? Credo che tu sia curioso di questo. Per caso. È stato veramente una cosa per caso. Io non ho cercato neanche. Ed è lì sono stato veramente fortunatissimo, perché proprio quell'anno non ci stavo pensando neanche. Nonostante io tutti gli anni precedenti avessi provato a mandare cassette, cose, avevo una produzione che mi gestiva ed erano la produzione detenuta su Cuba. Insomma, un anno dovevo registrare questa canzone che non sei la vita mia, non l'ho scritta neanche io questa canzone, l'ha scritta un ragazzo di Bari, una ragazza siciliana, più questo sono aggiunti altri autori. Ma io non ho scritto neanche una virgola di quella canzone là. Mi chiamo, dice, per favore, ho bisogno che tu mi registri canzone questa canzone perché devo realizzare un provino urgente. Stavo con la febbre, stavo malato, non potevo andare, vivevo ad Alberobello in un tubo, perché mi ero appena separato dalla mia ex moglie. Ero solo in un tubo, con un scelto, tipo eremita, stavo bene, però così. Sono andato a Molfetta dalla maestra Salvemini, che poi è stato l'arrangiatore vero del brano, ho registrato quella canzone, un'altra ancora. E sono tornato a casa. Finita la mia vita, le mie cose, Piero Parra, le lezioni, quell'altro. Mi ci sento di arrivare. Dopo un anno intero mi chiama Luigi Rana, che poi diventerà il produttore di quel progetto, e mi dice, senti, ti ricordi quel brano che tu registrasti un anno fa? No, non lo ricordavo. Insomma, facciamo un po' di così, mi aiutò, e poi capì di che si trattava. Mi dice, ma, quella canzone lì, ora è nelle mani di Tony Renis. Eh no, perché lui quest'anno è il direttore artistico di Sanremo. E si è innamorato perdutamente di quella canzone là. Guarda, il problema dei musicisti, sai, guarda, prima e dopo di suonare, mai durante. Durante i musicisti sono le persone più belle del mondo, è prima e dopo il problema dei musicisti. Come avete detto, vi fa diventare rituale. Devi arrivare con i musicisti presto sul posto, devi montare con la calma, devi mangiare bene, non ci devono essere telefoni sul tavolo. No, là sono abbastanza. Fa paura quando mia madre, siamo fra parenti, dice, beh, fa se una canzone alla zio, a cosa? Sono finalmente d'accordo. Ma vedo. Però ho imparato anche per quella cosa là. Anzi, ho imparato che comunque è giusto così. Qual è il mio ruolo? Il cantante. Devo fare il cantante, pure davanti a mio zio o a cosa. Non c'è niente da fare, è così. E quando lo faccio, io sono convinto e lo faccio, funziona. Mentre sono io parlo, e in un caso io ci parlo. Ecco, è quello il problema. Il mio problema è quando parlo, che bevo 3-4 Jack Daniel, quindi parlo un po' meglio, capito? E diciamo che là ho detto cose brutte. Sono famoso più per i casini che ho fatto che non per la musica che suono. Non dimenticare che chi fa musica ha la sua sensibilità più alta, il dolore più forte. Io se conosco la parola felicità è per la musica, non per la vita. La mia storia nasce da un punto di riferimento importante, che è per mio fratello Franco. Il fratello Franco era un bassista molto bravo per me, ma soprattutto quello che mi ispirava era il suo mondo, cioè proprio una. Un tutt'uno tra la musica e la, diciamo, lo spaccato umano che ero.
con Mario è chiaro che abbiamo condiviso le prime, diciamo, la prima musica tra virgolette un po' più alta, più tecnicamente un po' più avanzata, insomma faceva riferimento, perché Mario era già molto bravo, era già un talento da piccolino, quindi erano già esperienze importantissime per me. Mi sono formato con la musica degli anni 70, che appunto suonava mio fratello Franco, rock progressivo, rock melodico. E poi di colpo c'era quello là, in quegli anni c'era la jazz rock, quindi Chick Corea, Billy Coleman, Mahavishnu, questo genere con più tecnicismo dentro. E quindi già abbiamo cominciato a condividere questa musica qua, questo genere, che era già abbastanza impegnativo tecnicamente, ma all'epoca non c'erano scuole di musica, non c'era niente che ti potesse dare delle informazioni affinché tu, diciamo, potessi arrivare più velocemente a determinati risultati. Quindi era tutto un discorso di, insomma, dovevi metterci parecchio del tuo anche per capire determinate tecniche. Ad esempio io posso dire di essere un pioniere un po' della tecnica dello slam. Quindi io di là cominciavo a prendere il basso e imitare lontanamente per ottenere quel suono finale che era questo slap. Io sono sempre sostenuto l'importanza di avere una formazione molto affiatata, perché è qualcosa che crea quel valore aggiunto che permette di suonare a modo proprio, di fare della propria tecnica, dei propri limiti, un punto di forza, quindi insieme agli altri creare qualcosa di unico che e quindi anche irripetibile, se vogliamo, e quindi di esclusivo. Io mi sono reso conto quasi sempre di quando più suonavi con gente, ma anche molto famosa, di livello, diciamo, detto così, già detto da tutto il mondo che fosse una persona di livello alto, quindi non. Mi sono sempre ritrovato molto a mio agio, in un modo molto semplice di interagire, non ho mai avuto difficoltà. Mi ritengo fortunato anche perché la Puglia in genere è una regione molto ricca di musicisti, da tempo ricordo, c'era sempre anche il Nord Varese, ottimi musicisti. E poi Gioia ha una grande tradizione musicale, quindi lo stesso, ripeto, suonare sempre con musicisti bravi come Mario, che insomma con il quale ho condiviso davvero tantissima strada. Cioè io anche nell'ambito familiare è chiaro che sia sempre i tuoi vogliono sempre vederti in modo un po' più, una vita più serena, più che un fatto che sappiamo tutti, insomma, invece si preoccupano sempre per te, questo riflesso della preoccupazione in realtà ti fa vivere anche un po' con una certa forma di preoccupazione di te stesso, che non è poi del tutto ingiustificato in un ambito difficile già di per sé. E mi ha fatto capire meglio anche gli altri. Sicuramente non mi dovevo limitare solamente al riflesso di vivere, cioè quando si vive la musica come un protagonista, allora non è quello che bisogna seguire, ma entrare nelle cose attraverso la musica per poi rimettersi nelle situazioni. Cioè, è bello perché la musica dà la possibilità di entrare nelle persone e poi da là però devi saper trovare il meglio, scambiarsi il meglio, e quindi questo ti arricchisce anche culturalmente degli altri, e viceversa tu riesci a dare anche l'occasione per potersi dare. Quindi rimane sempre che devi costruire delle cose a livello umano e ricercarle. Nel paese dove sei falena, non hai squame sulle ali, ma polvere da sparo. Il tuo volo di silenzio forte mi ha sorpreso, come le prime piogge. Io cammino, respiro e sorrido.
delle percosse democratiche, degli amori finiti sulle linee telefoniche. Mi ha sorpreso il tuo silenzio, forte mi ha sorpreso, come le prime piogge. Nel paese dove tutto trema, un sisma, un epicentro il cuore.